Il punto del video precedente è molto bello per le giacche sharp coperte e possiamo abbinarci questo bordo con maglie passate e legaccio, che può essere più stretto o più largo, può essere aggiunto anche in un secondo momento, ma è meglio lavorare tutto insieme subito. Il numero di maglie richiesto per il bordo è 3 più tante maglie di legaccio quante ci servono. Io ne ho fatte 3, quindi 3 più 3, 6 in totale. Per una giacchina tipo Chanel potrebbe bastare perché ha di solito un bordo sottile, ma possiamo fare anche 5-6 maglie a legaccio. L'avvio può essere qualunque, possiamo avviare le maglie anche dall'I-cord e lavorare questi bordi non su due ma su tre maglie, fare un I-cord su tre maglie. Oppure per richiamare queste catenelle si può fare un avvio con l'uncinetto. Questo per intenderci. Faccio la prima maglia, accosto il ferro e l'uncinetto, giro il filo e lo porto nella maglia che ho sull'uncinetto. Giro e tiro. Il numero di maglie dedicate al punto vero e proprio, se lavoriamo un pezzo tutto intero senza cuciture laterali, è meglio che sia dispari, così c'è simmetria. Quindi ho avviato 6 più 6 più un numero di maglie dispari in mezzo e ho lavorato 4 ferri a legaccio. Naturalmente, se questo bordo è più largo, questo di sotto dovrà essere più alto. Avviate le maglie fin dal primo ferro, le prime due e le ultime due maglie si lavorano come richiede il bordo. Il resto quando è il momento. Quando sono sul diritto del lavoro, la prima maglia la lavoro a diritto. La seconda la passo col filo dietro. Poi tante maglie quante costituiscono la sezione a legaccio a diritto. Per me la sesta maglia, cioè l'ultima del bordo, la passo col filo dietro. Arrivo dall'altra parte e simmetricamente la sest'ultima maglia la passo col filo dietro. Poi io ho 3 diritti, la penultima la passo col filo dietro e l'ultima la lavoro a diritto. Giro il lavoro e sul rovescio la prima maglia la passo col filo davanti, la seconda la lavoro a rovescio. Poi 3 maglie a legaccio, cioè sempre a diritto, la sesta maglia del bordo a rovescio. Arrivo dall'altra parte e sempre in modo simmetrico, la sest'ultima a rovescio, poi 3 diritti per la parte a legaccio, la penultima a rovescio, l'ultima la passo col filo davanti, cioè la prima e l'ultima sul rovescio si passano col filo davanti, mentre sul diritto la prima e l'ultima si lavorano a diritto. Queste due maglie si passano sempre con il filo dietro, in mezzo tante maglie di legaccio quante ce ne servono, cioè la lavorazione è simmetrica. Se ho passato questa maglia, passo anche questa, naturalmente il legaccio. Se ho passato la seconda, passo anche la penultima. Se ho lavorato a diritto la prima, lavoro a diritto anche l'ultima. Le prime e le ultime maglie si possono lavorare anche in tanti altri modi.
con l'i-cord, come dicevo all'inizio, cordoncino a doppia catenella, vivagno rinforzato dai gettati, vivagno a spighetta, costa tubolare, sotto metto tutti i link. Comunque è sempre meglio qualcosa con le maglie che si lavorano insieme o con maglie passate che danno sostegno.